Diminuiti i casi di contagi, ne sono stati registrati 396. Bidello ruba nella sua scuola, sorpreso ad Avezzano dalla polizia locale. Denuncia per raccolta di tartufi. I guardiaparco sequestrano 5 kg del prezioso tubero. Proposta di legge per i tatuaggi. Prevede diversi obblighi per tutelare la salute dei cittadini. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Contagi da coronavirus decisamente in diminuzione oggi in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano infatti 396 nuovi casi di età compresa tra 4 mesi e 97 anni. Insomma, un inizio di settimana confortante dopo l'escalation degli ultimi 7-8 giorni, anche se la provincia più colpita resta quella dell'Aquila. In Abruzzo, dati aggiornati ad oggi, 1 dicembre, i casi positivi in totale sono 28.420 più 396 su 3.901 tamponi. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 63, di cui 23 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 906 di età compresa tra 68 e 99 anni, 11 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti. Nel dato odierno sono compresi 7 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9.326 tra dimessi e guariti, più 387 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 18.188, meno 4 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 415.586 test, più 3.901 rispetto a ieri. 697 pazienti, meno 17 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 76, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 17.415, più 13 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 9.211 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 244 rispetto a ieri, 5.450 in provincia di Chieti, più 87, 5.714 in provincia di Pescara, più 40, 7.590 in provincia di Teramo, più 48, 248 fuori regione, più 2 e 207, meno 25, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E sono state dure nel corso del Consiglio regionale di oggi le considerazioni del centro-sinistra nell'uscita della regione dallo stato di zona rossa. A furia di giocare con i colori, scrivono i consiglieri di Legnini presidente, gruppo misto ed Abruzzo in comune, Marsilio ha incastrato l'Abruzzo in una zona rossa che sta provocando milioni di danni all'economia e alle famiglie. Un pasticcio che deriva dalla superficialità della maggioranza. Dopo aver per settimane minimizzato la situazione, trovandosi di fronte alla debacle di tutto il sistema di tracciamento ed assistenza territoriale, a cui sono mancati governance e controllo, anziché risolvere, Marsilio ha fatto di tutto perché l'Abruzzo entrasse in zona rossa, ben conoscendo anche i termini temporali della richiesta, in quanto espresse nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre. Giustificò la foga della richiesta con la certezza, evidentemente solo sua, che presto tutta l'Italia sarebbe stata zona rossa. Così non è stato e una volta ottenuto il risultato, ora succede che l'Abruzzo, dove i dati sono sicuramente migliori di altre regioni, è l'unica regione rimasta in zona rossa. E anziché riconoscere l'irruenza della prima richiesta, che lo ha visto esprimersi su tante testate nazionali, Marsilio che fa?
cercando di perorare la riapertura degli impianti sciistici, si rende conto dello scontento della comunità ferma da giorni per via della sua ordinanza e cerca di scaricare nuovamente sul governo le responsabilità di una scelta che è stata invece fatta esclusivamente da lui. Migliaia di cittadini hanno effettuato il tampone molecolare tramite il drive-in predisposto da Dante Labs. Numeri al di sopra di ogni prevedibile aspettativa, dichiara Andrea Riposati, amministratore delegato e cofondatore di Dante Labs. Grazie alla collaborazione che abbiamo con le autorità sanitarie regionali e locali, abbiamo comunicato numerosi casi positivi all'ASL, supportando attivamente il sistema di tracciamento pubblico. Il servizio viene infatti gestito in collaborazione con l'ASL provinciale dell'Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test. I test eseguiti e il tampone molecolare, test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Abbiamo voluto ascoltare la voce dei tanti utenti fruitori dei nostri servizi tramite l'invio di una forma pre-mail, dichiara Andrea Riposati. L'introduzione della corsia preferenziale per determinate categorie di utenti ed il prezzo agevolato per i bambini e studenti sono state tutte novità introdotte dopo aver raccolto il parere dei nostri clienti. A seguito dell'ottimo riscontro registrato all'Aquila, è stato inaugurato un secondo drive-in ad Avezzano, così da rafforzare il sistema di tracciamento anche nella Marsica. Un altro modello certamente vincente è stato quello degli screening su base volontaria, svolti in collaborazione con decine di comuni dell'Aquilano. Il coronavirus rischia di portare al tracollo molte aziende, soprattutto con riguardo alle piccole e medie imprese. Dante Labs vuole offrire agli imprenditori locali e nazionali un valido supporto. Il drive-in all'Aquila è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, piazzale Tecnopolo d'Abruzzo. Ad Avezzano, nel sito della CRUA ex ARSA, invece, il servizio è offerto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 ed il sabato dalle 9 alle 13. Un piano straordinario con una dotazione finanziaria di circa 9.650.000 euro per recuperare le prestazioni sanitarie non erogate in Abruzzo a causa della sospensione per la pandemia. La Regione, a riguardo, ha predisposto il piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, elaborato in collaborazione con le ASL che, dopo l'approvazione della Giunta, entrerà a regime. Il Covid-19, spiega l'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha comportato il rinvio di circa 200.000 prestazioni che le ASL hanno iniziato a recuperare già dalla scorsa estate. Dall'ultimo monitoraggio risultano interamente coperte le prestazioni sia ambulatoriali che territoriali nelle classi di priorità più alte. Permangono invece ancora criticità per quanto riguarda le prestazioni in classe D differita e P programmata, anche se con profonde differenze tra le aziende sanitarie. Per aggredire il problema in modo efficace, la Regione si muoverà principalmente su tre fronti, utilizzando flessibilmente gli strumenti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro e del comparto: aumento dell'orario di servizio del personale dipendente, acquisto di prestazioni dal personale convenzionato, assunzione di nuovo personale per far fronte all'emergenza. Tra le prestazioni ambulatoriali sulle quali le sospensioni Covid hanno avuto maggiore impatto ci sono le visite oculistiche, endocrinologiche e gastroenterologiche. Tra gli interventi chirurgici invece spiccano quelli alla cataratta, le colecistectomie e le protesi d'anca. L'obiettivo è quello di assorbire entro la prossima primavera tutte le prestazioni rinviate. Delle 197.531 prestazioni da recuperare, 58.280 fanno riferimento all'ASL Avezzano sul Mono all'Aquila. Di queste, 13.468 riguardano ricoveri programmati, 43.212 l'ASL Lanciano Vasto Chieti, di cui 5.968 ricoveri, 50.116 l'ASL di Pescara, di cui 13.546 ricoveri e 45.744 l'ASL di Teramo, di cui 5.625 ricoveri.
Strano, incredibile ma vero, è la storia di un bidello di Avezzano che è stato sorpreso a rubare nella propria scuola, cioè quella dove lavora, con la complicità di un ex dipendente del comune di Avezzano. Entrambi sono stati colti sul fatto dalla polizia locale. Il tutto è successo l'altra mattina quando una pattuglia della polizia locale di Avezzano ha colto due uomini in flagranza di reato mentre si rendevano responsabili del reato di furto in danno della scuola elementare San Simeo. Si tratta, come detto, di un collaboratore scolastico della stessa scuola e di un dipendente comunale a riposo. Approfittando della giornata festiva e della pochissima gente in giro per strada, a causa del lockdown, si sono introdotti all'interno della scuola utilizzando le chiavi di servizio per poi impossessarsi di materiale edile lasciato lì in attesa di essere utilizzato dalla ditta incaricata di completare i lavori. Per effettuare l'asporto è stato utilizzato il veicolo dell'ex dipendente comunale, furtivamente introdotto dentro il cortile del plesso attraverso il cancello aperto all'occorrenza dal collaboratore scolastico utilizzando il telecomando presente all'interno degli uffici. Alla vista degli agenti, i due hanno immediatamente manifestato segni di nervosismo e tentato maldestramente di giustificarsi per poi crollare di fronte all'evidenza e confessare il loro gesto. A quel punto, inevitabile, è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria. L'attività operativa si colloca nel quadro degli intensi servizi di prevenzione e controllo del territorio attuati dalla Polizia Locale di Avezzano anche nelle giornate festive. Ed ancora cronaca, nei giorni scorsi, dopo una accurata attività di indagine, diversi giorni di appostamenti e tentativi a vuoto di intercettare il tartufaio, alla fine, anche grazie all'aiuto del drone, i guardiaparco dei reparti di Opi e Pescasserli sono finalmente riusciti a bloccare un 45enne residente a San Donato Valcomino, in provincia di Frosinone, mentre in località La Parruccia di Gioia De Marsi stava rientrando nella propria auto con due cani al seguito ed il classico vanghello da tartufi. Dopo averlo generalizzato, l'uomo ha iniziato a svuotare le tasche del suo gilet e per il guardaparco è stata un'amara sorpresa scoprire che aveva raccolto una quantità incredibile di tartufo nero invernale, addirittura 5 kg, che sono stati ovviamente sequestrati e consegnati, come prevede la norma, alle residenze sanitarie assistenziali di Alfedena e Barrea. Dopo l'accertamento, l'uomo è stato condotto presso gli uffici della sorveglianza del parco Pescasseroli, dove gli sono state contestate le innumerevoli violazioni che era riuscito a commettere, dalla raccolta abusiva del tartufo, che nel parco può essere fatto solo da persone autorizzate e dall'interno del proprio territorio di residenza, alla raccolta di un quantitativo oltre la norma, che come noto è al massimo di 2 kg a persona al giorno. Ma il guardiaparco hanno contestato anche altre violazioni, dalle norme in materia di Covid-19, perché l'Abruzzo è zona rossa e l'uomo non avrebbe dovuto muoversi dal suo comune di residenza nel Lazio, alla violazione della norma sull'uso dei sentieri, non essendo autorizzato, non poteva utilizzarli, né tantomeno girare con i cani, fino alla denuncia per danneggiamento di habitat naturali, visto che per raccogliere 5 kg in una sola giornata, l'uomo ha necessariamente danneggiato l'habitat che ospita il pregiato tubero. È un episodio gravissimo, ha dichiarato il direttore del parco Luciano Sammarone, che denota il totale disprezzo di tutte le norme esistenti ed un atteggiamento di profonda ignoranza verso una risorsa naturale importante e pregiata che rischia davvero di essere compromessa dalla raccolta esagerata e senza criteri. I controlli ovviamente continueranno anche grazie all'ottima sinergia tra il servizio di sorveglianza del parco e i carabinieri forestali del reparto Parco di Pescasseroli, che in questi giorni sono impegnati su più fronti. Il Consiglio regionale ha approvato la normativa in materia di tatuaggio e piercing. La proposta di legge si propone, da un lato, di tutelare adeguatamente coloro che, sempre più numerosi, scelgono di sottoporsi a tali pratiche e, dall'altro, la professionalità degli operatori del settore. Tra le previsioni, il divieto di eseguire tatuaggi, piercing, dermopigmentazione e
trucco ai minori di 18 anni senza il consenso informato ed obbligatorio reso personalmente da tutti i soggetti che esercitano la potestà genitoriale. Resta comunque vietato di eseguire dermopigmentazione, trucco e tatuaggi ai minori di 16 anni e di piercing ai minori di 14 anni, fatto salvo il piercing al lobo dell'orecchio, comunque autorizzato tramite consenso informato obbligatorio e reso personalmente dai soggetti che esercitano la potestà genitoriale. Vietato eseguire tatuaggi nelle parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti o in parte dove è difficile la cicatrizzazione, ovvero nei tatuaggi artistici per palpebra, bulbo oculare, mucose genitali e per i piercing alla palpebra. Vietato infine eliminare tatuaggi in strutture non sanitarie e praticare tatuaggi agli animali, fatta eccezione delle marche identificative. I clienti hanno l'obbligo di sottoscrivere il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo le operazioni di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione. Al riguardo abbiamo le dichiarazioni del consigliere regionale della Lega, Fabrizio Montepara. Oggi abbiamo approvato un importante provvedimento che proprio in questo momento di grande pandemia a causa del Covid va a interessare un'attività artigianale che come l'Istituto Superiore della Sanità ha riscontrato in forte ascesa, cioè quella del tatuaggio, del piercing, della dermopigmentazione. E quindi io voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali che hanno contribuito a che questo si portasse in porto questa legge. Ringrazio tutta la struttura, la struttura della formazione, del legislativo, ringrazio la mia collaboratrice, la dottoressa Maria Paola Lupo, e ringrazio i consiglieri, in specie Tagliere e Smargiassi, con cui abbiamo fatto un percorso unitario. È una legge che andrà a regolamentare qualcosa che c'era, ma effettivamente, come spesso succede in Italia, non è ben armonizzato, dove si lascia molto all'intraprendenza del singolo sindaco, della singola attività. È la prima legge strutturata a livello nazionale e da quello che, ecco, dalle notizie che ho in possesso, questa legge sarà di apripista anche alle altre regioni a livello nazionale. Quindi mi auguro che sicuramente troverà un'ottima applicazione e darà maggior respiro e maggiore occasione di lavoro a tutti i professionisti del piercing e del tatuaggio. Nella seduta della seconda commissione consigliare di giovedì 3 dicembre è prevista la discussione sulla proposta di legge nuova disciplina del Parco Naturale Regionale Silente Velino e revisione dei confini approvata dalla Giunta lo scorso mese di giugno. La proposta prevede, oltre ad una revisione dell'articolato della disciplina del parco, anche la riduzione del perimetro dello stesso di circa 8.000 ettari nel territorio soprattutto della Valle Subequana, ma anche sull'altopiano delle Rocche. Nei mesi scorsi un nutrito gruppo di associazioni, cioè WWF Abruzzo, Salviamo l'Orso, Orso dalla parte dell'Orso, Lipo Abruzzo, Altura Abruzzo, Pro Natura Abruzzo, Italia Nostra Abruzzo, Fare Verde Abruzzo, Mountain Wilderness, Comitato Salviamo il Parco Silente Velino, ha manifestato la propria contrarietà alla proposta ed è nata una grande movimentazione per richiedere alla Regione e al Presidente Marsilio di pensare ad un vero rilancio dell'unico parco regionale d'Abruzzo. Le richieste vengono supportate da più parti. La petizione online lanciata dalle associazioni ha superato le 86.000 firme. L'appello è stato firmato anche da 50 personalità della scienza e della cultura abruzzesi e italiane. Tra i firmatari ci sono ambientalisti storici italiani, primo fra tutti Fulco Pratesi. Le associazioni hanno chiesto un incontro ed un intervento al Presidente della Regione Abruzzo, ma non hanno ricevuto alcuna risposta né è nota la posizione assunta dal Presidente Marsilio sulla questione che è stata sollevata. Le richieste delle associazioni rispetto alla proposta di legge sul Parco Regionale Silente Velino sono: rilancio del Parco Regionale Silente Velino,
uscita dal commissariamento e nomina delle figure apicali, approvazione del piano del parco, strumento fondamentale per intervenire nel territorio che aspetta da 3 anni, nessun taglio del territorio protetto e coinvolgimento infine dei giovani residenti nei comuni del parco. L'associazione Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso rende noto che il Tribunale Amministrativo Regionale, con una sentenza pubblicata lo scorso 24 novembre, ha respinto, dichiarando inammissibile, un ricorso presentato da Strada dei Parchi contro gli esiti di una riunione della Commissione Tecnica per la gestione del rischio del sistema idrico del Gran Sasso, con il riferimento ad un intervento di rimozione di materiale di risulta da un cunicolo da cui sgorgava acqua che andava a finire nella rete acquedottistica. L'esistenza della cavità in questione era emersa durante un'azione dei carabinieri del NOE che ne avevano chiesto un'immediata messa in sicurezza, in quanto l'acqua dal cunicolo parallelo al traforo del Gran Sasso scorreva fino allo sbarramento destro della società Ruzzolieti, che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni compresi nell'ente d'ambito teramano. Nei cunicoli vi erano materiali di risulta di lavori che andavano ovviamente allontanati quanto prima dall'acqua. La Commissione aveva individuato in prima battuta Strada dei Parchi come soggetto competente. La società contestava un supporto intento coercitivo nei suoi confronti da parte della Commissione, che invece il TAR non ha ravvisato. Da qui la sconfitta della società in giudizio. Bene, con questa notizia abbiamo terminato. Prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie e a risentirci.